Ciao a tutti, in questa video recensione vi mostriamo il tagliacapelli Philips HC3410. Quando valutate l'acquisto di un tagliacapelli è importante che teniate in considerazione alcune sue caratteristiche, come l'ampiezza di taglio, il range di taglio, il materiale di cui sono fatte le lame, il sistema di alimentazione, le funzioni di cui dispone, i suoi accessori e le sue dimensioni. Allora, cominciamo ad aprire la confezione. Al suo interno troviamo il libretto di istruzioni, il certificato di garanzia della durata di due anni, estendibile a 5 se registrate l'acquisto online. Troviamo il tagliacapelli vero e proprio, imballato in un sacchettino di pluriball, il cavo di alimentazione, il pettine regolatore e la spazzolina per la pulizia delle lame. Cominciamo parlando delle dimensioni. Queste sono nella norma. Abbiamo un'impugnatura ergonomica, comoda, anche se non antiscivolo. La forma L che ci permette di raggiungere anche le zone in cui, su cui è più difficile tagliare i capelli, come per esempio la nuca. e Il peso nella norma. Passiamo alla testina. Questa ha un'ampiezza di taglio di 41 mm, quindi normale per un taglia capelli. Volendo potreste anche tagliarvi la barba, però bisogna dire che i regola barba solitamente hanno un'ampiezza di taglio inferiore, intorno ai 30 mm, quindi i risultati non saranno troppo precisi. Il range di taglio è dato dalla, dalle lunghezze impostabili con il pettine regolatore, e in questo caso, nel caso di questo taglia capelli, vanno da 1 mm a 23 mm, il pettine si inserisce così sulla testina e troviamo sul retro del corpo macchina un selettore che scatta ogni 2 mm permettendovi di regolare l'impostazione manualmente. Ecco qua. Sul retro del corpo macchina troviamo anche il pulsante di accensione. Per quanto riguarda l'alimentazione di, di questo tagliacapelli eh, bisogna dire che funziona soltanto con cavo, quindi potrebbe sembrare un po' vincolante però il cavo è abbastanza lungo, sono due metri, per cui vi permette una discreta libertà di movimento in ogni caso. Andiamo ad accenderlo. Ecco qua. Diciamo anche che questo taglia capelli non dispone di particolari funzioni, come la funzione wet and dry, come un display, un display che vi permette di selezionare digitalmente la lunghezza del taglio, o un blocco, un blocco dei comandi da viaggio, ma ricordiamo che si tratta di un modello molto economico e molto essenziale. Le lame sono in acciaio inossidabile e non necessitano di lubrificazione. La manutenzione e la pulizia di questo tagliacapelli è essenziale e semplice. Basta smontare la testina in questo modo. E si può pulire con la spazzolina in dotazione. Le lame possono anche essere sciacquate sott'acqua. Quindi è tutto molto semplice e molto veloce. E in conclusione, questo è un tagliacapelli veramente essenziale, molto molto semplice. Ideale per chi vuole mantenere un taglio corto dei capelli, il massimo ricordiamo è 23 mm, quindi abbastanza corto, eventualmente anche regolare la barba senza troppe pretese di precisione e probabilmente anche risparmiare qualche soldo. Grazie per averci seguiti e alla prossima.